Ciao, benvenuto in questo nuovo video di Intanto in Thailandia. Se ancora non l'hai fatto, volevo invitarti a iscriverti al canale e a cliccare sulla campanella per rimanere aggiornato sui nuovi video che usciranno. È improbabile che i vaccini gratuiti del governo per i neonati facciano ammalare, anche se possono esserci occasionalmente effetti collaterali. Ha ribadito Supakit Sirilak, vice segretario del Ministero della Sanità Pubblica, dopo che un gruppo di famiglie ha presentato denuncia al Ministero per le malattie insorte nei loro bambini dopo la vaccinazione. I genitori hanno sostenuto che i loro figli hanno avuto paralisi alla gamba sinistra dopo la somministrazione della pillola contro la poliomielite. Il dottor Supakit ha detto che dopo la vaccinazione c'è la possibilità che un bambino su 5 milioni possa subire degli effetti collaterali, ma ha anche aggiunto che i benefici superano i rischi. Infine, il dottor Supakit ha detto che il Ministero della Salute avrebbe preso in considerazione il sostituire la pillola contro la poliomielite con l'iniezione, che sembra causare meno effetti collaterali, ma ha precisato che l'iniezione è più costosa. L'ultimo caso di poliomielite in Thailandia risale al 1997. Bene, la notizia finisce qui, ci vediamo al prossimo video.